14° congresso di Radicali Italiani, ultima giornata qui a Chianciano. Siamo in compagnia di Prince Max Wu, che ha appena fatto un intervento e in qualche modo ha spiegato sinteticamente il motivo per cui stava qui. È una vicenda anche umana, importante, ci sono di mezzi radicali. Prince, per il pubblico di Liberty TV, che è una web TV, potete trovare poi su internet, io ecco ti chiedo come mai sei entrato in contatto con i radicali? In pratica ho incontrato e sentivo dei radicali già da tempo, sai com'è in carcere, io ero in carcere, sentivo e provammo di comunicare sempre con i radicali, anche quando le cose non vanno bene, se c'è modo di darci una mano e qua e là. Però è successo in 2012, quando Rita Bernardini ha fatto una visita in quel carcere dove ero in quel momento, una visita di sorpresa a Vicenza, carcere di Vicenza, dove la situazione era orribile, non c'è niente da fare. Però un modo o l'altro Rita Bernardini è venuto in qualche modo fa sentire quello che stavamo vivendo. So, è così ho conosciuto Rita Bernardini a persona, che mi ha cambiato la vita in qualche maniera. Vuol dire, mi ha fatto il coraggio di esprimere quello che non potevo esprimere in tutto questo tempo, perché la situazione è questa: in carcere ti condannano per scontare una pena per uno sbaglio che la legge ha ritenuto che uno ha fatto. Però infine a volte tu trovi le persone che dovrebbero reinserire quelli che hanno sbagliato. Quando tu stai facendo un percorso di recupero, tu ti trovi a volte al di sopra di quelle persone, come se è loro che tu devi anche recuperare. Succede questo paradosso in carcere a volte, non sto dicendo tutti, però tra di loro a volte tu ti trovi con un muro che, perché fa parte del corpo di tante persone, nessuno vuole condannare quel singolo persone, però diventa categoria del gruppo, a fine comincia a avere un muro. Però questa volta Rita Bernardini, onorevole Rita Bernardini, è riuscito, lei ci ha dato la possibilità, specialmente io adesso, la possibilità di parlare con la voce di quelli che nessuno vuole ascoltare, di che situazione che stiamo vivendo, che in pratica oggi, avendo questo coraggio di parlare adesso, sto subendo anche ritorsione adesso, tutto ora, hai capito? Invece di parlare di qualcuno che ha fatto carcere, in carcere io non parlavo italiano quando sono entrato in carcere, ho fatto tutte le scuole che... Ecco, allora a questo punto diciamo, tu sei in carcere da quanto tempo? Cioè, da 1999 fino al 2014. In realtà ero condannato con la pena di 19 anni, 10 mesi. Ho fatto tutte, ho scontato tutti questi anni. In realtà all'interno del carcere mi sono trovato in una situazione che, perché la mia vita è come un'ironia della sorte, non voglio giustificare perché o no perché, però la legge condanna quelli che fanno certe cose, non importa com'è arrivato. In qualche maniera io ho accettato la condanna e ho provato di vedere dove qualcosa è andato male nella mia vita, perché io stavo bene e tutto andava bene, però tra un giorno o l'altro le cose sono cambiate.
Tu da dove vieni? Io sono nigeriano. Hai detto nel tuo intervento che sei un cantante. Sì, io sono cantante di Black Machine. In realtà abbiamo fatto grande, è un gruppo mondiale, però la base è qua in Italia. La nostra base era in Vicenza, così da... Che tipo di musica suonate? Facciamo musica, posso dire, è un po' fusion, però è commerciale. Hip hop, dance, facciamo, perché io in realtà io sono un fonico per professione dalla partenza, in qualche maniera, anche sono cantante e sono un produttore musicale in qualche maniera. So, abbiamo con la collaborazione con altri amici italiani, americani e inglesi, abbiamo fatto questo gruppo. In realtà io ero frontman di questo gruppo in qualche maniera. Black Machine, se vai in internet vedi tutto in qualche maniera. Non solo quello, facevo due progetti in qualche maniera, facevo con Prince Maxu come cantante, produzione mio personale, e facevo anche con mio gruppo in realtà. So, fino a quando questa tragedia mi ha sconvolto. So, allora sto ricominciando adesso, sto preparando un nuovo disco, in realtà, che verrà fuori, che non so, fra po', proprio raccontando la mia storia, hai capito? Anche in italiano, che non parlo bene in realtà, perché voglio esprimermi o parlare con il popolo italiano per ricominciare. Va bene, allora in bocca al lupo per questo nuovo progetto, grazie di esserti esposto qui con la tua storia su Libre TV e a presto. Grazie ancora, Prince. Peace, brother. Hello everybody.